io dove sono? Io non sono colei che cerchi, e qui sei nel nido dove tutti noi siamo nati. Qui è la gioia profonda, il vero rimpressito dei segretati. Mostrami lei. Eccola. Siamo alla fine dello spettacolo, cosa gliene è sembrato? Beh, è stato un bello spettacolo, mi è piaciuto tantissimo, ho apprezzato molto anche la scenografia, la coreografia, è da consigliare. Grazie. Bene. Signora, scusi, posso chiedere un parere sullo spettacolo? Non posso. Posso chiedere a lei un parere sullo spettacolo? Neanche. Bene, glielo ho detto. Allora, è uno spettacolo di 2 ore, che cosa gliene è sembrato? Entusiasmante, mi ha fatto scoprire un posto nuovo che a Lamezia non conoscevo, il parco Mitoio, sempre nominato, ma è veramente una cornice molto, molto bella. I ragazzi sono stati bravi, hanno messo il massimo impegno, non sono professionisti, quindi soltanto complimenti. Signora, c'è un aspetto particolare che l'ha colpita che non si aspettava?
Ma guarda, mi ha colpito il tentativo riuscito di mettere in scena un'opera poderosa come la Divina Commedia, insomma, sono stati veramente bravi perché hanno saputo creare una sintesi straordinaria, quindi lo sforzo è da apprezzare. Grazie. C'è una specialista del settore, no, professoressa Nono, un parere sullo spettacolo? È stato stupendo, veramente, veramente. Cosa ti è piaciuto di più? È tutto, tutti i personaggi, l'interpretazione dei personaggi, coreografie, tutto, tutto. Stupendo, è stata un'interpretazione favolosa. Grazie. Grazie. Buona serata. Non potevi mancarti, no, ma non so finito. Alla fine di 2 ore di spettacolo, che cosa gli è sembrato? È un'idea straordinaria, penso sia stato uno spettacolo veramente irripetibile e pensare che è stata fatta da gente lametina è veramente ci prende tanto coraggio perché comunque le idee ci sono. Senta, del Parco Midoglio? Parco Midoglio è una straordinaria location per poter fare cose del genere, mi auguro che venga adoperata veramente più in avanti anche per altre attività. Prego. Sì, un parere sullo spettacolo, alla fine di 2 ore di spettacolo, come le è sembrato? È una cosa eccezionale, è la location suggestiva al massimo, quindi anche i ragazzi, tra i quali c'è stata anche una mia alunna e sono emozionatissima. No, io volevo chiedere a Egidio, che è un compagno di giochi dall'adolescenza di Roberto, che te ne pare adesso di Roberto? È qualcosa di meraviglioso, non avrei mai pensato che avrebbe riuscito a fare qualcosa del genere. Bravo, bravo, bravo. Grazie. Posso chiederle alla fine di 2 ore cosa ne pensa dello spettacolo? No, allora Nadia Donato, che sensazione ti ha fatto questo spettacolo? Dai. Io non me l'aspettavo, non mi aspettavo un risultato del genere. Sono venuta perché invitata, perché conoscevo il regista e una delle comparse, che era una mia ex compagna di classe. Ho passato 2 ore piacevoli perché ho visto la bravura in persone che vivono in Calabria e hanno fatto questo spettacolo realizzato interamente con le loro forze e hanno dimostrato quanto sappiamo valere. Devo dire che io sono orgogliosa di aver visto uno spettacolo del genere fatto da giovani artisti calabresi. Detta da una donna di comunicazione come Nadia Donato di City One, non mi pare poco. Grazie Nadia. Grazie, grazie molto. Posso chiederti cosa ne pensi di questo spettacolo dopo 2 ore? Sono troppo emozionato, è bellissimo, bravi veramente tutti. Senti, del Parco Midoglio che te ne pare? Il Parco Midoglio è splendido, è freddo. Splendido e freddo, ma si sta benissimo. Senti, c'è stato qualche particolare dello spettacolo, qualche dettaglio che non ti aspettavi e ti ha sorpreso? Questa attrezzatura centrale, questa è bellissima, esatto, e poi c'era quel grifone bellissimo, ma l'altra ancora, ce n'era un'altra, c'era il diavolo, c'era il demone e poi c'era la barca di Caronte pure. Sì, ecco, la barca di Caronte, però Virgilio sicuramente è il bravissimo, Virgilio tocca. Grazie molto. Allora, dopo 2 ore di spettacolo, questo viaggio di Dante che ti è sembrato? È stata una cosa eccezionale, anzi, molto particolare. Credo sia la prima nazionale in riferimento a tutte le altre attività che questo gruppo ha svolto fino adesso. Ho visto già le altre interpretazioni e questa è stata veramente magistrale. Senta, c'è stato un particolare, un dettaglio che non si aspettava invece la sorpresa? Sì, la parte che ha riguardato in particolar modo la scena dell'albero, quella è stata bellissima, sì, interpretata veramente bene, mi è piaciuta tanto. Lei un parere sullo spettacolo dopo 2 ore? Splendido parere, onestamente è stato veramente uno spettacolo, è passato molto in fretta, ciò vuol dire che lo spettacolo valeva. Certo. Mi serve una donna soltanto per chiederle che effetto fa essere Piede Tolomei o Matelda, dai un giudizio su Matelda, su Piede Tolomei, su Beatrice, nessuno si presta? Vabbè, sullo spettacolo in generale? No, le altre. No, proprio no. Non mi può dire anche perché non vuole rispondere?
timidezza, molesta. Vabbè. Dai. 2 ore di spettacolo, che gliene pare? È stato veramente bello perché, a parte lo scenario che si presta per queste cose, ma poi è stato fatto, curato nei minimi particolari, è stato molto molto bello. C'è un particolare che ti ha colpito in maniera decisa? No, il particolare che mi ha colpito è vedere questa famiglia cittadino tutta presa con questi ragazzi che veramente li ho visti da piccoli, perché gestivano, il padre gestiva il bar davanti alla banca lì da noi, e li ho visti crescere, e ora ritrovarli così veramente in gamba è veramente una cosa molto bella. Grazie Mario, grazie.